Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. È stato sul set del film Uccellacci e Uccellini e soprattutto grazie al produttore di quel film, il grande Alfredo Bini, che mi fecero conoscere da vicino due straordinari protagonisti della cultura popolare italiana. Totò, attraverso la rivista prima di Cinema Poi, che di quel film fu anche il protagonista, e il regista Pierpaolo Pasolini, l'immenso che l'Italia e il mondo ricordano il centenario, immenso poeta ribelle, l'oggetto del desiderio espressivo, conteso, amato, idolatrato, contestato, invidiato e temuto, ancorché dal mondo letterario che lo venerava e amava, come la scrittrice e giornalista Oriana Fallaci, famosi scrittori ai vertici dei salotti letterari come Leone Repaci, Guido Piovene e come Alberto Moravia, che secondo noi lo amava ed invidiava per il suo successo. Quel film passò alla storia per vari motivi. Intanto fu il primo film, diciamo, che sdoganò il grande principe De Curtis, detto Totò, e lo stupefacente ruolo drammatico che lo coinvolse proprio Pasolini, assai lontano da quei cliché poi entrati nella storia che lo fecero ricco, ancorché principe di Bisanzio. Secondo, perché il produttore, l'insolita accoppiata, fu il produttore più intelligente, Alfredo Bini, e intellettuale del cinema italiano, certamente assai lontano dal populismo cinematografico dell'epoca. Alfredo Bini è il marito della bellissima Rosanna Schiaffino, ancorché impegnato politicamente e socialmente per un cinema libero e indipendente dagli appelli politichesi di quell'Italia del post-boom economico. Come Pasolini, in fondo, perché anche Pasolini lottava per una libertà espressiva sia in campo letterario che in quello che poi, come vedremo, cinematografico. Alfredo Bini, e non certamente per colpa di Totò, durante le riprese e anche dopo, si racconta, ci furono insieme con Pasolini parecchie litigate, si dice anche una, vista l'atleticità dei due, anche di violenze scazzottate a coronamento sulle divergenze caratteriali fra Pasolini mentre giravano il film e soprattutto nella post-produzione. Insomma, si racconta di una scazzottata negli studi proprio di Alfredo Bini in via Veneto per alcuni tagli che si dovevano fare al film. E poi diciamo subito che Pasolini è ristretto in un circolo di cosiddetti amici del pensiero, come dicevamo, da Moravia ad Enzo Siciliano, ad Elsa Morante, con la quale Pasolini poi entrò anche in contrasto a seguito di una critica contraria al celebre romanzo La Storia, fino a Bernardo Bertolucci, uno dei pochi di quel circolo con il quale Pasolini condivise perfino i primi alloggi nella Roma degli anni 60, dove da Malerba a Volponi e Gadda, con Pasolini che veniva da Bologna, molti scrittori si erano trasferiti a Roma. Insomma, ricordiamo sicuramente, ricordando Pierpaolo Pasolini, gli obiettivi tornano ad illuminare anche il cinema dello scrittore friulano. Così, se Uccellacci e Uccellini fu la fiaba metaforica con Totò e Ninetto Davoli, l'attore feticcio di Accattone, proiettati sui sentieri del dopostoria, incontrando i funerali di Togliatti, la filmografia pasoliniana, scandita da un lungo percorso fra contestazioni e scandali, è ricca di titoli dal neorealismo di Accattone a Pornoteo Colossal, rimasto purtroppo solo un progetto, causa la morte improvvisa del regista il 2 novembre del 1975 ad Ostia, dove Edoardo De Filippo, in quel film che non si è mai fatto, e Ninetto Davoli dovevano seguire
la cometa dell'ideologia, sperando di assistere alla nascita del Messia, trovando infine morto, come la vide in paradiso, confermando che tutto il cinema di Pasolini è una tormentata riflessione sul corpo, sui suoi slanci vitali e autodistruttivi. Insomma, Pasolini è stato il più libero dei registi, un cinema giocato arditamente fra attori professionalisti e non, e fra mesticismo e crudeltà, istinto e formalismo, prosa e poesia. Ricordando Pierpaolo Pasolini, gli aggettivi tornano ad illuminare anche il cinema dello scrittore friulano, così da Uccellacci Uccellini fu la fiaba metaforica contro Toni Nettodavoli, e soprattutto con film che riguardano un po' la storia stessa del cinema italiano, titoli e storie indelebili e rappresentative di un autore oggi indicato dai critici di tutto il mondo come faro intellettuale. Allora fu anche contestato invece, faro intellettuale del Novecento naturalmente, da Mamma Roma, dove giganteggia una grandissima Anna Magnani nei panni dolorosi e umani di una madre dolorosa, a Il Vangelo secondo Matteo, girato in classico bianco e nero, fra i sassi di quella Matera assai lontana da essere capitale della cultura. E poi Edipo Re, Teorema, Porcile, Medea, il Decamerone da Boccaccio, i racconti di Canterbury, il Fiore delle Mille e Una Notte, fino a quel Salò e le 120 giornate di Sodoma, realizzati anch'essi amati e contestati, soprattutto censurati in una cornice tra fascismo e indisfatta, per raccontare, come scrive Alberto Anile, la mostruosità di un potere che usa i corpi a proprio piacimento, come fa il neocapitalismo del post-boom economico, mercificando i suoi stessi consumatori. Caro Pierpaolo, comincia così, pubblicata dal Corriere della Sera, la lettera che apre, caro Pierpaolo, appunto, il libro scritto da Dacia Maraini a 100 anni dalla nascita del regista, che avvenne il 5 marzo del 1922, il suo grande amico Pierpaolo. Stanotte ti ho sognato, dice quella lettera, avevi il solito sorriso dolce e mi dicevi sono qua. A pochi giorni dalla notte delle stelle, anche l'Accademia degli Oscar ad Hollywood organizza visioni per i fans, e sono tanti dei suoi film apprezzati, discussi, perseguitati, interpretati da icone al femminile come Maria Callas, Silvana Mangano, attori come Totò e Tognazzi, ma anche registi come Wells, Bellocchio, Antonioni, Bertolucci, Fellini. Sui set disse Totò, grato a Pasolini per averlo voluto in Uccellacci Uccellini, faceva a volte lui stesso, amico di maestri come Tonino De Licolli, da operatori, lo faceva da operatore, gli piaceva fare l'operatore, e dopo doveva difendere ogni opera dai bombardamenti di querelle e processi. Insomma, oggi chiuso Alberto Anile in un suo magnifico editoriale, a distanza di mezzo secolo e a 100 anni dalla sua nascita, le sue pellicole appaiono enigmatiche, certamente, ideologiche, sconcertanti e a tratti repulsive e tuttora scandalose, però sempre sorprendenti e non datata, fuori dal tempo, più che mai, a nostro avviso, in un'attualità avvilita da guerre e pandemie, ancora vive e pulsanti quelle opere e quei film, e soprattutto indimenticabili.